Questo programma è offerto da Tecnocampus. Venerdì 1 marzo, buongiorno da Teleprima, benvenuti anche oggi alla quotidiana rassegna stampa, come sempre offerta da Tecnocampus. E vediamo che questa mattina è infatti in primo piano, soprattutto nelle testate nazionali, sono tante e ci riportano sempre al governo e a tutte le novità che questa mattina si aprono come in un ventaglio proprio per offrirci una possibilità infinita, anche perché Conte si apre alla TAV, ma lo fa in maniera molto diversa rispetto alle precedenti versione, visto che si parla di costi, ma soprattutto costi alleggeriti. Ma cominciamo a vedere quali sono i fatti in primo piano, lo facciamo questa mattina col Corriere della Sera e andiamo a vedere proprio che l'apertura è su questa tematica. Mossa di Conte sulla TAV, il Premier lavora al compromesso, sia all'opera ma ridotta, intanto pressing su Di Maio. Salvini insiste per l'autonomia, chiudere entro la settimana verso un decreto sblocca cantieri. E ancora vediamo che il bilancio politico di questa settimana porta proprio a questa, un'alleanza divisa ma nello stesso tempo confusa. E ancora per le primarie, domenica si vota per il PD, pagelle severe per i Dem in gara. Ancora vediamo quali sono le altre notizie in primo piano, dal vertice fallito al caso Cohen, stiamo parlando di quanto accaduto ieri ad Hanoi tra Kim Jong-un e anche Trump, e vediamo che è proprio il futuro difficile di Trump. Ancora vediamo nella parte centrale della pagina Catherine Spack, vittima di bullismo sul set dell'armata Brancaleone. L'attrice ricorda infatti il film di Monicelli, presa di mira perché donna. Ma non finiscono qui le notizie che riguardano le violenze e soprattutto rivolte nei confronti delle donne. Infatti vediamo abusi di gruppo su 4 ragazzine, pensate un po' alla festa in casa, arrestati 5 giovani stranieri. Insomma, si continua davvero a esagerare, a fare, ad avere atteggiamenti, comportamenti contrari a quella che è la vita sana dei giovani. Le feste si trasformano in quello che assolutamente non dovrebbero essere. Continuiamo a vedere le prime pagine quotidiane nazionali, vediamo La Verità apre questa mattina sul processo per la mamma di Renzi, Laura Bovoli ancora rinviata a giudizio. Matteo invoca l'aula, le toghe lo accontentano, la madre sarà giudicata per concorso in bancarotta a Cuneo. Qui, dopo l'arresto, rischia una nuova iscrizione pure Tiziano, e lunedì prossimo c'è la prima udienza per fatture false a Firenze. E intanto vediamo che parla la testa di legno alla Marmodiv. Mi fecero firmare ma non ho mai fatto la consigliera. E nella parte centrale della pagina vediamo una foto notizia, Greta, la piccola verde che piange per il clima, intanto fa guadagnare i grandi, insomma i ragazzini utilizzati sempre per queste situazioni, soprattutto per movimentare quelle che sono gli spot e soprattutto le promozioni in relazione a delle attività che molto spesso non sono vincolanti, ma soprattutto non sono a beneficio dell'intera attività, soprattutto dei bambini. E nella parte centrale della pagina, immigrati sequestrano e stuprano 4 minori, orrore avvenuto a Como, in 5 hanno rapito le ragazze per ore, una di loro violentata ed anche presa a morsi. Insomma, questi sono i fatti in primo piano di oggi della Verità, ma continuiamo sullo stesso tenore anche sul Fatto Quotidiano, TAV, i due bluff del referendum e dell'analisi bis per scavallare tutto le elezioni di maggio. E intanto Chiamparino annuncia un voto regionale illegittimo, nuova analisi sui costi italiani, perdita di 3 miliardi e mezzo. E ancora vediamo sempre scorrendo questa prima pagina, PD domenica si elegge il leader, 3 candidati ma un solo programma. Primarie Zingaretti, Martina e Giacchetti si sfidano in TV senza differenze sostanziali. Infatti le uniche sfumature di diversità sono sulle alleanze. Il partito cerca di rilanciarsi ma deve superare la soglia del milione di votanti per evitare un clamoroso fallimento, mentre il fantasma di Matteo aleggia ancora. E vediamo quali sono le altre notizie in primo piano. Eccoci qua chi esulta al flop 5 Stelle, tifa per
destra ma anche per astensione. E infine questa guerra in Afghanistan è quello che viene definito lo specchio dell'Occidente. E da qui ci trasferiamo sul Libero, non c'è accordo più su niente, titola proprio così e dice: crisi di nervi nel governo, esecutivo paralizzato, tutto fermo perché il Movimento 5 Stelle è diviso e sotto shock per le batoste elettorali. Salvini intanto accelera sull'autonomia e Di Maio frena. Conte gela i grillini sulla TAV, si riparte per non farci mancare nulla. Matteo e Luigi si dividono persino sulle prostitute, ovviamente nel caso della riapertura, eventuale riapertura delle case chiuse. Ancora continuiamo a vedere in questa prima pagina: contro il reddito Movimento 5 Stelle o referendum o subito o morte certa. E nella parte centrale della pagina vediamo che Matteo Salvini, il presidente leghista del Trentino: faccio viaggiare gratis i vecchi in bus ma costringo gli immigrati a pagare. Insomma, la notizia di quelle che comunque farà discutere tantissimo e polemizzare proprio su quanto dichiarato. E ancora vediamo il Tempo, ci spostiamo quindi nel quotidiano della capitale: un bluff il taglio dei costi della politica. Sarti e Di Maio: nessuna differenza, lo stipendio lo pagano intero ad entrambi i contribuenti, costa tutto come prima. Elevando hotel e taxi agli onorevoli romani, 20 milioni di risparmi. E intanto i partiti fanno la morale ai 5 Stelle, ma sono pieni di morosi. Ancora vediamo le primarie PD, vediamo i tre pronti già a scendere in campo, anzi già lo sono, sfida TV tra i tre, ma che noia, dice appunto questo quotidiano. Ed infine, nessun piano per raggirare la sorella dell'attore, parliamo della sorella di Alberto Sordi e sottrarre il patrimonio. Tutti assolti a quanto pare per l'eredità di Albertone, una vicenda che ha fatto discutere tanto e che ancora farà parlare di sé. Vediamo ancora il giornale: autoscontro, governo incapace, partono nel caos le nuove tasse per chi compra un'auto, baratto scandalo, la TAV per l'autonomia. Infatti oggi parte proprio la vicenda che riguarda i costi aggiuntivi dell'ecotassa per le auto. Anche questo creerà non pochi problemi secondo quelle che sono le prime indiscrezioni, ma anche di questo ne vedremo nei particolari quanto accadrà nei prossimi giorni. E ancora vediamo la fuga del Movimento 5 Stelle. Le elettori attratti dal centro-destra. E nella parte bassa è un ex barista, diventa braccio destro di Toninelli, un contratto di 3 anni alle infrastrutture. Ed infine Di Maio è il legale di Facebook. E insomma, veramente ci sono tanti fatti in primo piano che raccontano una giornata, ma soprattutto una settimana più che calda. E ancora la Repubblica: il governo prepara la mini TAV, nuova analisi per ridurre i costi, ma nei 5 Stelle scoppia la rissa, scambio con la Lega, rinviata l'autonomia. E di contro primarie PD, l'appello dei candidati: votate in tanti. E vediamo che però racconta Repubblica racconta di un'Italia fragile e da salvare. E intanto Maroni dice: serve un altro partito targato Nord, ormai la Lega è solo sovranista. E questo è quello che scopriremo prossimamente. E ancora vediamo nella parte centrale, proprio su questa questione del reddito di cittadinanza, ormai abbiamo visto che il via libera è stato dato, e vediamo nella fotonotizia, nella parte centrale della pagina, vediamo proprio questa notizia che ci fa riflettere nel cuore di Napoli, il condominio, eccolo qua, dove tutti, pensate un po', tutti aspettano il reddito. E ancora sull'autonomia vediamo la geografia ingiusta della malattia, e anche questi sono fatti che raccontano un'Italia sempre più divisa. Ancora sfogliamo la prima pagina del Mattino e vediamo che si parte proprio dall'autonomia: dubbi del tesoro, dietro front Movimento 5 Stelle sul condono, il rapporto riservato della ragioneria, costi troppo alti per lo Stato, bufera tra i 5 Stelle, ritirato il disegno di legge sulle case da abbattere. E ancora vediamo l'analisi: il danno di quota 100 a debito e crescita. E continuiamo a vedere gli altri fatti in primo piano, eccoci qua la storia: l'aiuto al bambino senegalese, il grande Khulid, il piccolo Cheikh, e la solidarietà non solo a parole. E intanto vediamo controcampo, perché Napoli-Juve non è mai una partita sottotono. Ancora sulle inchieste del Mattino: interessi e liti legali, le spese fuori controllo del comune di Napoli, il bilancio ai raggi X rispetto alla media virtuosa, tagli sul welfare e
bus, bene intanto i costi delle bollette. E ancora vediamo il focus del Martino, antitumorali, l'ultimo affare dei clan che porta in Germania. Abbiamo visto infatti che proprio in questi giorni sono stati rubati tanti medicinali antitumorali e il problema è adesso vedere dove sono finiti. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, ci spostiamo nella parte che riguarda la parte sportiva, andiamo a vedere il Corriere dello Sport che cosa ci racconta questa mattina e vediamo: Allegri non ne può più. Insulti e offese sui social, il tecnico della Juve si è cancellato da Twitter e Instagram, scelta personale, spiega l'entourage, CR7 torna ad allenarsi, forse gioca con il Napoli. E nella parte centrale della pagina, tempesta d'amore, Spalletti scarica Icardi che reagisce con una lettera e il caso deflagra. Insomma, ancora ci sono tante batoste e tante controversie per questa vicenda che ha diviso l'Inter, ma nello stesso tempo anche i tifosi, e ancora non si sa come andrà a finire. Vi lascio adesso per qualche momento di pubblicità, ma ritorniamo subito dopo, non andate via. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo in studio, cominciamo ancora a vedere quali sono i fatti nei quotidiani online, andiamo a vedere le prime pagine proprio di questi quotidiani e vediamo che intanto si parla di cultura, musei gratuiti questa domenica e dal 5 fino al 10 marzo. Infatti parte Io vado al museo, iniziativa del MIBAC che prevede ingressi liberi in tutti i siti culturali ma anche statali. E in questa giornata ci sono tante iniziative per Napoli ma anche per la provincia di Napoli e Caserta. Si chiude un cerchio e se ne apre un altro, terminano infatti le domeniche d'ingresso gratuito inizio mese nei siti culturali statali e da dopodomani 3 marzo comincia Io vado al museo. L'iniziativa appena approvata dal ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli spariglia infatti le giornate dedicate al free entry, ma per questo marzo non cambierà nulla, confermando così l'accesso libero non solo domenica ma anche da martedì prossimo e fino al 10 per la settimana dei musei anche a Napoli. Insomma, tantissime le iniziative che verranno messe in campo anche e non solo ma a Napoli. E vediamo ancora quali sono gli altri fatti in primo piano. Abbiamo parlato proprio ieri di andare a piedi a scuola, che diventa un atto di coraggio. Lo andiamo a vedere ancora oggi, vediamo che cosa è successo. Infatti andare a scuola a piedi non dovrebbe essere nulla di eccezionale, è la normalità soprattutto nella terza città d'Italia, ma non è così in certe zone di Napoli, Rione, Pazzigno, periferia est ad esempio, e lì un semplice tragitto può diventare una sfida al degrado e alla criminalità, le pallottole vaganti delle stese, i raid armati dei clan, ai rifiuti delle siringhe abbandonate dai tossicodipendenti per la strada, insomma all'inciviltà degli automobilisti e dei centauri. Insomma, diventa tutto sempre più complicato, soprattutto se si considera che chi va a scuola ha un'età tale da essere e da dover essere protetto. Insomma, una questione che ci lascia sempre più basiti e soprattutto interdetti, perché sembra quasi che non sia un diritto andare a scuola, ma sempre più un vincolo e soprattutto un pericolo per la salute. Ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, Fast and Furious, col morto nel napoletano, arrestato anche il secondo pilota. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno infatti tratto in arresto Nunzio Sannino, un 21enne di quarto flegreo, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Napoli per cooperazione in omicidio stradale e omissione di soccorso. E lui, il giovane, che il primo dicembre scorso stava gareggiando in auto contro il suo coetaneo
Mario Carmine D'Angelo, gara che era costata la vita ad Alfonso Campochiaro, l'operatore ecologico 62enne di Napoli che come ogni notte si stava recando al lavoro da Napoli a Procida passando per Pozzuoli. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, continuiamo a vedere quali sono le notizie che arrivano dalla politica regionale, infatti condono a 5 stelle, dopo la bufera arriva infatti il dietrofront, magistrati, professionisti, politici e ambientalisti lo hanno detto chiaro mercoledì e hanno proseguito con maggiore durezza anche ieri il disegno di legge depositato in Commissione Ambiente dal senatore grillino Francesco Urraro avrebbe potuto trasformarsi in un colpo di spugna per migliaia di abusi edilizi, di cui 40.000 soltanto a Napoli. Così che alla fine, sull'onda delle polemiche, il colpo di spugna è arrivato ieri per la proposta grillina, che è stata affondata con parole durissime dal presidente di Italia Nostra Maria Rita Signorini. Un condono perpetuo è la politica del governo del cambiamento, che già aveva approvato l'inserimento del condono nel decreto per il ponte Morandi. Insomma, sempre più polemiche, ma soprattutto una possibilità di evitare queste situazioni che sono sempre più all'ordine del giorno. E ancora vediamo dal Comune di Napoli, conti a raggi X tra risparmi e spese pazze. Ed ecco qua, vediamo nella tabella quali sono i risparmi e soprattutto le spese. E infatti vediamo che c'è proprio un assunto in questi grafici dello studio effettuato dal GARI, Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana. Si tratta di un servizio chiamato Pitagora, che analizza i dati ufficiali depositati al Ministero delle Finanze e li trasforma in un documento di lettura estremamente facile. In questo caso è stato preso l'ultimo bilancio depositato dal Comune di Napoli, ossia quello del 2017, e i singoli valori sono stati messi a confronto con un valore medio di tutti i comuni d'Italia, adeguato ai parametri di estensione e popolazione ovviamente di Napoli. E ancora continuiamo a vedere i fatti principali nelle testate online. Ci spostiamo adesso su un altro quotidiano, andiamo a vedere che cosa ci racconta questa mattina Napoli Today, e vediamo che si parte con una notizia che riguarda Renzi, che ovviamente è stato a Napoli a presentare un'altra strada, idee per l'Italia di domani, nel giorno del rinvio a giudizio, pensate un po', della madre. E infatti il circolo artistico politecnico di Piazza Trieste Trento 48 ha ospitato proprio Matteo Renzi per la presentazione di questo suo libro, che è Un'altra strada, idee per l'Italia di domani, che definisce un atto d'amore verso la politica. Sala gremita per l'ex premier, presenti tra gli altri anche Maria Elena Boschi, Valeria Valente, Massimo Costa, Umberto De Gregorio, Gennaro Migliore e Piero De Luca. E ancora continuiamo a vedere gli altri fatti in primo piano, continuiamo a sfogliare la prima pagina e vediamo la sentenza CPL, vediamo proprio che cosa accade. CPL Concordia condannati infatti per corruzione gli ex vertici. Per tutti gli imputati cade però l'ipotesi di associazione a delinquere, infatti condannati gli ex vertici di CPL Concordia. Per l'ex presidente Roberto Casari 4 anni e 2 mesi, 1 anno e 2 mesi invece per l'ex dirigente Nicola Verrini e 1 anno e 2 mesi all'ex collega Maurizio Rinaldi, 2 anni per l'ex consulente Francesco Simone e per Massimo Fernandino 1 anno e 4 mesi. Ancora continuiamo a vedere quali sono i fatti in primo piano, ci spostiamo sulla testata Caserta News e anche da qui vediamo che cosa accade. Infatti partiamo con una notizia di cronaca e si parla proprio di negozi nell'ex Italtel, chiuse le indagini sull'ex sindaco e vediamo qual è stato l'esito. E andiamo a vedere, chiusa infatti definitivamente l'indagine sull'ingarbugliata situazione dell'ex Italtel di Santa Maria Capo Vetere, che aveva visto finire nel mirino della Procura della Repubblica l'ex sindaco Biagio Di Muro e l'allora dirigente del comune Franco Biondi, oggi in servizio a Caserta. L'indagine nasce da una denuncia presentata nel gennaio 2016 dall'imprenditore Pasquale Esposito, legale rappresentante della Bielcom, proprietaria del complesso industriale ex Italtel di Santa Maria Capo Vetere. Ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine quotidiane online, vediamo le slot dei Belforte, vediamo che cosa è accaduto, la Cassazione si è pronunciata per questa importante svolta per Francesco Marciano, uno dei figli di Vincenzo Marciano, considerato da inquirenti il RAS delle slot machine, che è finito agli arresti nei mesi scorsi in seguito ad una maxi inchiesta della Guardia di Finanza su Maddaloni. La Corte di Cassazione ha infatti
infatti accolto in parte il ricorso dell'avvocato di Francesco Marciano, attualmente detenuto in carcere, rispedendo gli atti al Tribunale del Riesame per una nuova verifica delle necessità della custodia cautelare dopo l'annullamento degli ermellini dell'attentata estorsione. E sfogliamo ancora la prima pagina di Caserta News, vediamo quali sono gli altri fatti in primo piano ed eccoci qua, vediamo che cosa accade al comune di Marcianise, dove è crisi tra 24 ore, la notizia di ieri sera, il vertice Verità ed il PD potrebbe tentare la mossa a sorpresa. Vediamo una foto in cui troviamo proprio il primo cittadino di Marcianise, Velardi, circondato dai suoi sostenitori, e vediamo che si parla proprio di un vertice Verità per tentare di fare chiarezza e ricucire così uno strappo che ad oggi ha paralizzato tutta l'azione amministrativa, soprattutto l'iter preparatorio per arrivare a fine marzo all'approvazione del bilancio di previsione, che in caso di mancato voto favorevole segnerebbe la fine dell'amministrazione comunale di Marcianise. Insomma, verso un'ennesima sconfitta di un'amministrazione comunale, questo anche lo vedremo prossimamente, quindi nei prossimi giorni, ma sicuramente non senza combattere. Ancora andiamo a vedere gli altri fatti in primo piano, ancora cronaca, la 'Ndrangheta offre ai casalesi i lavori per Expo, Donadio racconta il retroscena, i rapporti con la mafia e gli inizi come guardiano per Schiavone. Infatti andiamo a vedere proprio i rapporti con i casalesi, nel cui nome operava nel Veneto imponendo il pizzo, truffe ed usure, ma anche rapporti con la mafia siciliana e la 'Ndrangheta. Luciano Donadio, 43enne, ritenuto a capo della costola lagunare del clan di Casal di Principe, riuscì infatti a mettere d'accordo tutti per il suo essere disponibile o, come lui stesso ammette in una conversazione con una donna, essere amico degli amici. Insomma, pare essere davvero una buona cosa essere amico degli amici, anche se però non sempre finisce come in realtà si vorrebbe, ma soprattutto come si crederebbe. Ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano, vediamo che cosa accade su Caserta prima pagina. Caserta avvia, eccoci qua, le corse dei bus pubblici per i siti turistici, e vediamo di che cosa si tratta. Ecco, vediamo un'immagine. Prenderanno infatti il via proprio oggi le corse dei bus della linea 108 del trasporto pubblico locale assicurato a Caserta dalla CLP per i siti turistici. Insomma, si realizza in questo modo, dice il sindaco Carlo Marino, quanto da tempo abbiamo programmato per indirizzare i flussi turistici in arrivo a Caserta lungo un percorso virtuoso che collegherà la Reggia, il Belvedere di San Leucio e il borgo di Caserta Vecchia. Insomma, in questo modo si apre una frontiera a quello che è il turismo, soprattutto quello del mordi e fuggi, che è una volta arrivava semplicemente alla Reggia di Caserta, una volta giunto là faceva il giro di questo monumento vanvitelliano, dopodiché si concludeva tutto in poche righe. Però la realtà è che comunque si cerca di andare oltre, soprattutto verso gli altri siti che sono importantissimi per il nostro territorio. Insomma, questo rappresenta veramente una svolta, così come ci viene anche definita dal primo cittadino di Caserta, ma soprattutto come ci racconteremo noi quando vedremo i numeri e soprattutto le bellezze del nostro territorio. Per quanto riguarda la rassegna stampa, anche per oggi siamo arrivati a conclusione, vi lascio ora ai programmi di Teleprima e soprattutto vi do appuntamento alle prossime edizioni sia del TG Flash che della rassegna stampa. Mi raccomando, buona giornata a tutti e ricordate che questo programma è sempre offerto da Tecnocampus. Buona giornata! Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.